Allora, buongiorno. Iniziamo questa presentazione di un'iniziativa alla quale teniamo particolarmente perché ci rende tutti più giovani e moderni, e innovativi. Perché effettivamente è un'iniziativa Smauma che, e tra l'altro abbiamo qui il piacere di avere il presidente proprio nazionale di Smau, dottor Macola, che ringraziamo da Milano proprio per assistere a questa conferenza stampa. Tra l'altro sarà presente anche Matti Fermo, fai avanti e indietro. No, le apprezzo, cioè, devo vedere il territorio, per me ti riconosce Mi fermo. Come non male, approfitti per fare un... E che ovviamente poi entrerà nel dettaglio dell'iniziativa. La mia sinistra conoscete tutti, dottoressa Bussoletti, capo dipartimento del settore sviluppo economico, all'interno del quale appunto abbiamo le attività, svolgiamo le attività che riguardano sostanzialmente la promozione nel territorio di tutte quelle realtà che o hanno già costituito o vogliono costituire delle cosiddette start-up innovative, sostanzialmente la possibilità attraverso quella che noi ci piace definire un po' la creatività anche, no, di noi marchigiani, questa nostra capacità di creare sempre nuove idee partendo comunque da tradizioni, da una base di conoscenze, di competenze che sono anche l'orgoglio un po' del nostro territorio, che però devono essere comunque sempre confrontate, messe a confronto con quelli che sono dei percorsi di innovazione verso il futuro, ai quali non possiamo prescindere se vogliamo realmente rendere un territorio competitivo dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista economico. Però ecco, sono le idee vincenti che devono essere sostenute, che devono essere appunto accompagnate lungo questo percorso di arricchimento complessivo. E come istituzione, come Regione Marche, abbiamo un ruolo importante, lo abbiamo anche attraverso il sistema di bandi come sostegno del Fortese, ma questo credo che in modo specifico ce ne parla la dottoressa Bussoletti, e con iniziative tipo questa di Smau, che ormai è diventato un appuntamento fisso. Lo scorso anno sempre al Teatro Filarmonici, che tra l'altro è uno dei due teatri storici di Ascoli, in realtà è più antico, un teatro di fine 700, inizio 800, quindi anche in un contesto particolare, parlavo prima di tradizione, di memoria, che si sposa invece con l'innovazione più spinta, perché ovviamente i temi saranno quelli dell'intelligenza artificiale, della transizione digitale, di tutto ciò che appunto le nuove tecnologie si mettono a disposizione per le aziende. Concludo dicendo appunto che sarà la possibilità appunto di un networking, cioè di un incontro tra start-up e imprese per una crescita complessiva, per uno scambio di competenze, per un arricchimento complessivo. E noi come Regione Marche sapete bene, ormai da un anno circa con l'approvazione della in maniera facilita da preparare prima l'incontro. Dopodiché organizziamo dei momenti, dei live show, quindi sono momenti in cui raccontiamo i protagonisti, sia in questa diretta che sia stata fatta in live streaming al pubblico di Smau, che sono 50.000, diciamo, utenti registrati, non tutti presenti ovviamente all'evento, e poi abbiamo tavoli di lavoro, quindi momenti in cui ci si riunisce attorno a un tavolo, sempre aperti per cui tanti possono ascoltare, in cui vengono esposti i temi e ci si racconta. Tra questi quattro momenti, networking. Quindi tecnicamente abbiamo detto con dei badge molto grandi che facilitano l'incontro, e il personale Smau è lì per facilitare le relazioni. L'obiettivo è uscire con 5 obiettivi da visita, quindi 5 contatti concreti per le imprese fornitori di innovazione, per le start-up potenziali clienti.
poi da qua c'è, abbiamo un programma articolato. Okay. Nell'arco della giornata vengono consegnati anche poi una serie di riconoscimenti, quindi si diceva marketer del benessere ci serve per raccontare in maniera concreta perché c'è una strategia sul well-being in regione Marche. Qui lo facciamo con dei premi, in modo che c'è la strategia e poi c'è anche il risultato puntuale. E poi c'è il premio innovazione smart, quindi premiamo 10 imprese del territorio di Marche che si sono distinte. Sono premiati due volte, primo perché hanno fatto innovazione, ma il secondo perché sono disposti a condividere con anche come si fa innovazione oggi. Scusate, tutto è anche, diciamo, in prospettiva. Infatti mi avevo Road to Osaka, non so se è stato detto. Espo 2025, perché ovviamente la Regione Marche parteciperà a questo importante appuntamento fra un anno esatto, perché anzi, ricordami che mi ha scritto, scusate, non avevo finito di ricordare in questo momento, e nel mese di giugno, quindi fra un anno esatto, e alcuni dei temi che stiamo trattando, che trattiamo, saranno sia temi di carattere nazionale che l'Italia porterà a Osaka, e in più anche come Regione Marche, soprattutto questo aspetto del benessere legato a innovazione, alla transizione digitale, eccetera, sarà uno dei temi che porteremo anche noi, appunto, proprio come Regione, nella settimana che ci riguarda, giugno 2025 a Osaka. Quindi, ecco, è un percorso che parte anche da Smile Marche. Bene, insomma, siamo, poi tra un po' faremo anche la legge sull'aerospazio, siamo proprio, credo, proiettati verso il futuro, no? Stiamo avanti. Stiamo avanti. Cioè, nonostante alcuni tipo di età avanzata, tipo Piccini, vedo qui, però in realtà chi sta più avanti, capito, di ventenni e trentenni, perché questo assessorato fa pensare giovani, pensa di giovani, capito? Quindi noi stiamo tutti proiettati verso il futuro. Però ci sono degli elementi, lui non ha mancato una Bene, ma posso? Ecco, io chiudo dicendovi, se l'interesse, questa è una tappa sul territorio, ma la Regione Marche è protagonista anche con tutte le altre regioni, quindi se per caso dovete vedere perché le Marche oggi hanno una chance in più, venite a Milano a vedere, vedete il confronto con lei. No, uno dice magari fare le mie campioni.